Però questo lavoro che chiede un poco di fatica, e questi incontri sono un poco più faticosi rispetto alla comprensione della messa così come poi la sappiamo nelle varie parti, però sono necessari fare questi incontri dove poniamo le fondamenta. Se ricordate, dicevamo la volta scorsa che il fondamento della liturgia, ma della vita cristiana in genere, qual è? Non è il fatto che io dico il Signore è il mio Signore, non è questo il fondamento. Il fondamento non è la dottrina, non è il catechismo, perché ricordate, il fondamento non è neanche conoscere la Bibbia a memoria, perché queste realtà sono delle conoscenze che guardano qui, arrivano alla mente. Però diciamo la volta scorsa che non sempre quello che riguarda la mente o la conoscenza di un pensiero poi può cambiare la vita. Il fondamento qual è? Il fondamento è Gesù Cristo, e Gesù Cristo è una persona. E tu con la persona ti incontri, con la persona ti scontri pure. E chi vive rapporti di amicizia, non è che le cose vanno sempre bene. In rapporti di amicizia le cose a volte non vanno bene, ci si scontra. Però che succede? Che nello scontro ci si vuole ancora più bene. Perché io ti dico quello che penso, quello che secondo me non va bene. Penso che lo fate pure con Don Ernesto, con Don Antonio. Ci si scontra qualche volta, perché appunto uno ha un pensiero, però la cosa bella è che ci scontriamo perché siamo delle persone. Con una frase io non mi scontro. Fuori sta piovendo, va bene, la mia vita non cambia. Se devo uscire prendo l'ombrello, però la mia vita non cambia. Invece provate a pensare, Gesù Cristo morto e risorto, e qui la mia vita cambia, perché se credo a questa realtà che Gesù Cristo è morto e risorto, è questa resurrezione, che uno che muore e poi risorge, e non si è mai sentito dire. Quindi crederlo, avere fede, è quello che poi cambia o non cambia radicalmente la mia vita. Quindi alla base, a fondamento del nostro essere cristiani, c'è un fatto. Questo fatto è Gesù Cristo. E Gesù Cristo è una persona, che noi addirittura diciamo che è una persona che è viva. Perché noi abbiamo Giuseppe Garibaldi, abbiamo Giovanni Paolo II, però sono tutti morti. E invece di questo Gesù Cristo diciamo che è vivo, è presente, anzi addirittura abbiamo anche il segno sacramentale dell'Eucaristia davanti al quale ci mettiamo anche in ginocchio quando veniamo in chiesa. E addirittura con questa persona, Gesù Cristo, appunto entriamo anche in comunione. Quindi noi il fondamento della vita cristiana c'è una persona, Gesù Cristo. E nella liturgia, ricordate la volta scorsa, dicemmo quello che diciamo ogni domenica quando professiamo la nostra fede, diciamo il credo, a un certo punto diciamo una frase particolare. Quando diciamo, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Quindi alla base della nostra fede c'è questo fatto che uno di quei tre, la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, uno di questi tre è disceso dal cielo. Provate per un attimo a immaginare la scena dello scendere. Se io abito al primo piano, io devo scendere da primo piano per scendere giù a terra. Quindi vuol dire che, vedete, che cosa faccio? Lascio una situazione dove sto a casa mia, casomai sto anche comodo, per andare verso una situazione che certamente non è comoda. Volete mettere che sto a casa mia, mi siedo sul divano, su una poltrona, e invece devo scendere giù oppure devo camminare, oppure la strada è un poco così tortuosa, non è così, non è buona. Quindi lo scendere mi pone da una situazione ad un'altra situazione. Quindi uno di questi tre, il Figlio, Gesù Cristo, si fa uomo. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Quindi alla base di ciò che noi siamo, vedete, c'è questa realtà che Gesù Cristo è disceso dal cielo. Perché è disceso dal cielo? Per darci la salvezza. E se ricordate, dicevamo la volta scorsa, ci dobbiamo chiedere, ma io oggi ho bisogno di essere salvato? Io oggi mi trovo in una situazione di non salvezza, perché chi è che vuole essere salvato? Chi è che chiama il medico? Chi non sta bene? Se io sto bene non chiamo il medico.
Se io non sto lì lì, non chiamo il sacerdote per farmi fare l'unzione degli infermi, se non sto lì lì. E allora la consapevolezza che deve esserci dentro di noi. Io, se continuo a dire per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, faccio semplicemente riferimento a qualcosa che è successo 2000 anni fa e qualcosa che ancora oggi vale. Perché lui è disceso o discende dal cielo? E se discende dal cielo anche oggi, vuol dire che anche oggi io devo essere salvato. E ho questa consapevolezza che io oggi devo essere salvato? Facciamoci un'altra domanda. E che cos'è la salvezza? Perché altrimenti, capite, noi diciamo delle parole, però può darsi che io a una parola do un significato, un'altra a una parola posso dare un altro significato. Sapete che cos'è la salvezza? La salvezza è che Dio ci rende partecipe della sua vita. Allora facciamoci la domanda. Io oggi ho bisogno di essere reso partecipe della vita di Dio? Sì. Sì. Ecco perché lui è disceso dal cielo. Perché vedete, la tentazione nostra quale può essere? E lo vedremo meglio in questi incontri, che noi possiamo pensare la liturgia e anche la messa come qualcosa che noi facciamo a Dio. Io devo andare a messa come se Dio avesse bisogno che io devo venire qui e gli devo fare qualcosa. Non siamo noi che diventiamo così bravi per cui saliamo verso Dio. Dicevamo la volta scorsa, possiamo essere bravi o non bravi, santi o non santi, è Lui che viene verso di noi, sia che sono bravo che non bravo. Quindi noi siamo resi partecipi della salvezza non per un nostro merito. Capite, qualche volta succede che noi ragioniamo in questo modo. Vado a messa, faccio tante preghiere, faccio anche del bene, perché poi mi succedono certe cose? La premessa è sbagliata però quando noi ragioniamo così, perché noi, come se dicessimo, andare in chiesa, fare le preghiere, fare anche del bene, automaticamente le cose mi devono andare bene. Venire in chiesa, credere, non è il gettone, vado al supermercato e quindi poi, capite? E quindi questo fatto che il Signore ci rende partecipe della sua vita, non perché io lo merito, perché altrimenti, capite un'altra cosa qual è? Dio perché poi mi farebbe del bene? Perché lo merito. Come se io mamma, io papà, voglio bene a mio figlio perché se lo merita. E l'altro mio figlio che non se lo merita, che faccio? Lo caccio fuori. Non gli voglio bene forse di più, proprio perché non lo merita, perché è cattivello. E attraverso il mio amarlo gli devo far capire che deve cambiare. Qualche volta, non so se pure ai vostri orecchi è giunto, no? Qualche volta forse l'abbiamo detto anche noi, succede qualcosa, rubano anche in una chiesa. Perché il Signore non gli fa cadere la mano? Se io credente, tra virgolette, poi dico questo, ma non sono tanto credente. Perché se un fratello ruba qualcosa all'altro fratello, non è che la mamma gli taglia la mano. Che cosa fa la mamma e papà? Cerca, l'avvicina e di farglielo capire. Non sta bene. Noi invece vogliamo che Dio poi, fateci caso però, deve agire in modo drastico nei confronti degli altri, non nei miei confronti. Quello sia sbagliato. Io no, io non sbaglio mai, sempre l'altro perché sbaglia, quindi là davanti a quel Signore deve, se lo deve punire. Invece a me poi non deve punire.
E in questi giorni chi sta partecipando alla messa negli Atti degli Apostoli sta ascoltando la persecuzione nei confronti della Chiesa, che è la storia che stiamo vivendo anche oggi. Però vedete, attraverso quella persecuzione il Vangelo arriva in tutto il mondo. Non lo dimentichiamo mai, noi lo diciamo sempre, Dio scrive diritto pure sulle righe storte. E Dio trae sempre un bene anche dal male. Questa è una sua capacità, la nostra capacità di saper leggere questo poi azione, questo intervento di Dio. Quindi per noi uomini, la nostra salvezza, lui discende dal cielo. E questa realtà, vedete, quando noi diciamo nel credo questo, noi dobbiamo immaginarci che siamo portati all'interno della Santissima Trinità e dove contempliamo veramente Padre, Figlio e Spirito Santo che decidono questo amore così forte che hanno verso di noi, per cui lo scende per donarci appunto questa salvezza. Quindi se non ci fosse questa condiscendenza di Dio nei nostri confronti, noi non saremmo mai salvati. Quindi è Dio, per un suo mistero, per il suo amore, che scende verso di noi e ci dà la salvezza. Se non ci fosse questa discesa di Dio verso di noi, noi non saremmo mai salvati. Potremmo essere anche più santi, ma non saremmo mai salvati se non ci fosse questo fatto che lui scende verso di noi. In questa realtà, ricordate, iniziamo a leggere la volta scorsa quel numero 2 della De Verbum, alla Costituzione del Concilio Vaticano II, sulla parola di Dio, dove evidenzia questa realtà. Quindi riprendiamo il discorso riprendendo quello che lasciammo la volta scorsa. Se avete il foglietto, dice sul foglietto. E dice così: piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. È stupendo, perché avete sentito? Gli uomini, noi, non gli uomini in astratto, noi siamo gli uomini. Mediante Gesù Cristo, noi, mediante Gesù Cristo, siamo resi partecipi della divina natura. Provate a immaginare per un attimo se Don Ernesto a un certo punto viene durante una messa e vi dice: sono diventato un miliardario, adesso questi miei miliardi li condivido con tutti quanti voi. Come staremo noi? Staremo fino a, ci siamo sistemati. Staremo tranquilli, diremo santo subito, lo facciamo perché è stato così generoso, va bene. Però noi come ci sentiamo? Ci sentiamo a posto perché siamo sistemati, perché dividerebbe con noi dei soldi. Ora, detto qui, Dio in Gesù Cristo ci rende partecipi della sua divina natura. Non di una cosa, capite? Della sua divina natura. Ecco perché a fondamento non ci deve essere un pensiero. Perché sì, io posso anche dire: ah, che bella cosa, ok. Quando faccio la comunione, che cosa sperimento se non sperimento questo? L'altro giorno ho visto un film, mi ha lasciato molto perplesso. Era un cartone animato, tra l'altro, dove diceva questo: c'era un angelo che accompagnava una signora che stava in chiesa, e questo angelo dice vicino a questa signora: tutti hanno fatto la comunione, dice l'angelo, adesso ti do un dono, ti faccio sentire tutte queste persone che cosa pensano ora che hanno fatto la comunione. Quindi mentre questa signora passa in chiesa, sente che chi ha fatto la comunione, quello dice: signore, ti prego, fa star bene mio figlio. Un altro dice: signore, aiuta quella situazione. Signore, la pace nel mondo. Cose belle, per carità. Dice l'angelo a quella donna: hai visto? Nessuno ha ringraziato Gesù dell'amore che gli ha dato entrando nel suo cuore. Siamo troppo abituati, quando facciamo anche la comunione, a darla per scontata questa cosa. Signore, grazie, abbiamo perso il ringraziare.
Eppure una delle cose che insegnano le mamme ai figli, mi raccomando, dici grazie. Perché con lui non lo facciamo più? Perché forse non lo capiamo più. E quando è che una persona dice grazie? Quando uno ti fa un dono e tu dici, ma non dovevi, perché? E quando tu hai consapevolezza che quel dono è più di quello che tu meritavi, allora il tuo grazie diventa proprio forte, diventa vero. Proviamo per un attimo a dire a noi stessi, con quali sentimenti io vengo davanti all'altare e faccio la comunione? Vi ricordate una volta a catechismo ci insegnavano sapere e pensare a chi si va a ricevere. E quanto è brutto, molte volte si vede, no? Si va a fare la comunione, si parla con la persona un attimo prima di arrivare ai grandi sacerdoti. Per non parlare poi nei casi di funerale, si approfitta e si dà le condoglianze ai familiari, proprio mentre vado a fare la comunione. Dice, beh, dopo c'è la folla, quindi facciamo subito, subito. Mentre facciamo, corpo di Cristo, amen. Ma dico amen a che cosa? Allora, ritorniamo. Piacque a Dio nella sua bontà rivelarsi. Vi ricordo, facciamo l'esempio, il velo. Togliere il velo e veniamo a vedere Dio chi è. Non come tiene gli occhi, se tiene la barba. Non è questo che ci interessa. Veniamo a vedere il cuore di Dio. Che cosa vuole Dio? Che cosa vuole? Renderci partecipi della sua vita divina. Non è geloso Dio della sua vita divina, come un papà non è geloso dei suoi beni, perché papà sa che i suoi beni di chi sono? Sono il figlio. Quindi piacque a rivelare, manifestare il mistero della sua volontà. La volontà di Dio è questa, lo dicevamo la volta scorsa. La volontà di Dio non è che devi portare la croce, la volontà di Dio non è che devi soffrire. La volontà di Dio, dicendo pochi pazienza e poi passerà, non è questa la volontà di Dio. La volontà di Dio è che in Gesù Cristo noi, grazie allo Spirito Santo, siamo resi partecipi della divina natura. Guardate, lo dirò tantissime volte, non mi stancherò mai di dirlo, siamo resi partecipi della divina natura. Noi dobbiamo dire, quando andiamo a casa, quando ci mettiamo davanti allo specchio, io a cosa sono chiamato? A essere reso partecipe della divina natura. Sono chiamato a essere partecipe di Dio. Dopo vi leggerò un brano di un padre della Chiesa che noi sacerdoti leggeremo tra due settimane, la quinta settimana di Pasqua, dove dice che noi, a un certo punto, uso una frase ardita, dice, noi siamo figli di Dio, poi a un certo punto dice così, siamo Dio stesso. Poi dopo ve la leggo. Perché se io sono reso partecipe della divina natura, e quindi Dio comunicandosi tutto a me, capite? Se si comunica tutto a me, non escludendo niente, mi dà tutto se stesso e io entro in Lui, divento come Lui. Ma io, proprio io, che sono così, che so di essere peccatore, sì, ecco perché poi il ringraziamento, prima di chiedere, o se volete anche la preghiera di lode. Con questa rivelazione, con il fatto che Dio vuole renderci partecipi della sua divina natura, Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Vi ricordate Gesù nel Vangelo cosa dice a un certo punto? L'abbiamo ascoltato nel Giovedì Santo. Io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Gli amici che fanno? Gli amici veri amici si nascondono le cose. Gli amici veri amici si dicono le cose. I veri amici si raccontano l'uno all'altro. Il vero amico dice all'amico quello che lui ha nel cuore. Dio ci dice quello che lui ha nel cuore verso di noi. Dio si intrattiene con gli uomini come ad amici. E che cosa ci dice in questo intrattenimento? Ci dice, che cosa hai fatto oggi?
No, in questo allenamento, vedete che cosa ci dice? Ci invita alla comunione con sé. Guardate, quando si arriva alla vera amicizia, a un certo punto si dice così: andiamo a mangiare qualcosa insieme. Sembra una battuta, ma fateci caso, si finisce sempre con mangiare insieme. Noi ci riuniamo attorno a che cosa? Non ci riuniamo attorno a una tavola? E questa tavola non è imbandita come la tavola a casa nostra nei giorni di festa? E provate a leggere nei Vangeli quante volte Gesù si siede a tavola e mangia. Vi ricordate, a un certo punto viene anche accusato Gesù di essere un mangione e un beone, uno che mangia e beve. I migliori affari si fanno a tavola, e noi a questa tavola facciamo il miglior affare della nostra vita, la nostra salvezza, perché Lui ce la partecipa, ce la dona, ci intrattiene con sé per ammetterci alla comunione con sé. Continuo. Questa economia della rivelazione, cioè questo fatto della rivelazione, come avviene? Dice questo testo, avviene attraverso eventi e parole intimamente connessi. Gli eventi, sapete cosa sono? Sono dei fatti, delle azioni. Quello è l'evento. Piove è un fatto. Noi qui abbiamo la riunione, questo è un fatto. Quindi Dio, nel parlarci, nel manifestarsi, nel rivelarsi, come lo fa? Attraverso eventi, attraverso dei fatti, delle azioni e le parole, intimamente connessi. Perché, fate attenzione, io do la mano a Ernesto. Il fatto che ho dato la mano a Ernesto può significare tante cose. Può significare piacere di conoscerti. Ciao, come stai? Facciamo un patto, l'abbiamo concluso. Ci rivediamo la prossima volta. Un solo gesto, vedi quante cose può significare. Oppure la cena è resta così. Gli ho dato uno schiaffo. Ma è stata una carezza così per dire lo schiaffetto, per dire che ti voglio bene. È un gesto. Che cosa fa sì che quel gesto, che può significare tante cose, vuole significare una cosa particolare? La parola. Ciao. Affare fatto. Quindi a un gesto io gli do il significato attraverso la parola. Quindi dice qui che Dio nel rivelarsi, nel comunicarsi, lo fa come? Con eventi, con fatti e parole che sono connessi tra di loro. Di modo che i fatti chiariscono la parola illumina il fatto. Perché io posso anche dire ti voglio bene, però sa dire ti voglio bene, ti porto pure una rosa, è ancora più forte. Se a dire ti voglio bene ti do anche un abbraccio, è ancora più forte, capite? Ti voglio bene così, ti voglio bene, però c'è distanza. Ma se poi ti vengo e ti abbraccio anche, capite com'è forte? Eventi e parole intimamente connessi tra di loro. Quindi Dio come ci ammette alla comunione con sé? Come si rivela? Attraverso un atto magico, attraverso un segno grandioso? No, non è questo il nostro Dio, queste le cose, è la magia. Il nostro Dio non è un mago, non è simsalabim, esce il coniglietto dal cappello. Attraverso eventi e parole, e queste eventi e parole sapete dove stanno? Lo sapete dove stanno? Non stanno semplicemente in chiesa, la maggior parte stanno fuori dalla chiesa. Chiaramente bisogna saperli vedere. E ripeto, non sono eventi straordinari, sono eventi ordinari. Perché se noi proviamo a leggere la vita di Gesù Cristo, Gesù Cristo pare, a eccezione dei segni e dei miracoli, il resto pare che non ha fatto niente di straordinario. Ha fatto tutto in modo ordinario, altrimenti non si sarebbe fatto uomo. Quindi Dio non ci rende partecipi della sua essenza, del suo amore. Del suo amore. Questo amore scende verso di noi.
Ora ci facciamo una domanda. Come facciamo noi a rispondere a questa rivelazione di Dio? E Dio si rivela, ci vuole ammettere la comunione con sé e quindi si intrattiene con noi come amici. Come noi rispondiamo? Sapete, fino al Concilio Vaticano II si rispondeva così, si diceva che a Dio che si rivela e si fa conoscere, l'uomo risponde con l'ossequio della ragione. E voi provate un attimo a immaginare, no? Dio si rivela e noi facciamo così, con la testa si fa così. Sapete come noi rispondiamo a Dio che si rivela? Noi rispondiamo con la fede. La fede è la nostra risposta a Dio che si fa conoscere per ammetterci alla comunione con sé. È come se io dicessi, ok, adesso facciamo una cosa, io ti invito a casa mia a cena. Tu come rispondi a questa mia proposta dicendo, va bene, ci vediamo a casa tua a cena. Io ti dico la strada e tu vieni. Non ti vengo a prendere e ti porto con me. Devi venire tu a quella strada che ti ho indicato. Ma diciamo, quella strada non la conosco. Pazienza. O provi e vieni, o resti a casa tua. Hai il coraggio di percorrere questa strada e venire? La fede. Quindi a Dio che si rivela, l'uomo risponde con la fede. Attenzione a quello che abbiamo detto all'inizio. La fede non è l'insieme di quello che noi crediamo. La fede non è il pensiero. La fede è la nostra adesione attraverso gesti e parole, così come fa Dio, a Lui che si rivela. Perché se Dio si rivela con gesti e parole, io come devo rispondere a Lui? Con gesti e parole. Se Lui mi dice io ti voglio bene e mi dà il gesto attraverso il quale mi vuole bene Gesù Cristo, io come gli devo rispondere? Non posso dire semplicemente sì Signore, pure io ti voglio bene e poi faccio quello, quello e quello. Dico anch'io ti voglio bene e poi però le mie azioni devono essere azioni di bene. Ecco la fede. Perché se io dico io ho fede, sì, credo nel Signore, credo nei precetti della Chiesa, però intanto ti mando a quel paese, non faccio un atto di carità alla mia famiglia pure se mi pagano. Se mi viene una persona così, capite? E allora che fede ho? Ho una fede per sé, che sono la Santissima Trinità, perché conosco il credo a memoria, questa è la nostra fede. No. Dicevo l'altra scorsa, vi ricordate? Anche un musulmano può conoscere il catechismo, ma mica per questo è cristiano. Anche noi possiamo conoscere il Corano, ma non per questo noi siamo musulmani. Noi possiamo conoscere anche per una conoscenza, ma questo non ci rende poi discepoli. Ciò che ci rende discepoli è il fatto di aver incontrato quella persona, come abbiamo detto, e appunto di poi di seguirla. Quindi non è che Dio, quindi Dio rivelandosi attraverso eventi e parole, noi a questa realtà, eventi e parole nella storia, come dicevo prima, in quello che ci succede, noi rispondiamo con eventi e parole. Adesso vi leggo una definizione che avete anche sul foglietto, per chi ce l'ha, di che cosa sia la storia. E dice così, questo è del, allora era biblista, adesso è cardinale, Monsignor Ravasi. E scrive così Monsignor Ravasi. La storia umana è la sede delle più alte epifanie divine. La storia umana, la nostra storia, è il luogo dove in modo imminente il Signore si manifesta. Il Signore non si manifesta fuori dalla storia. Perché? Perché fuori dalla storia chi c'è? Sono gli angeli. Il Signore si deve manifestare agli angeli, non ha bisogno. Noi dove stiamo? Vedete, noi vi ricordate, accennavamo la volta scorsa, perché siamo degli esseri incarnati, noi viviamo in uno spazio e in un tempo. Noi viviamo adesso nel 2015 e siamo qui a Casandrino. Quindi siamo in questo spazio, qui a Casandrino, in modo perché adesso qui in chiesa, e siamo nel 24 aprile del 2015. Quindi viviamo in uno spazio e nel tempo. Il Signore si manifesta nella storia degli uomini, nella nostra storia, 24 aprile del 2015. La storia, dice Ravasi, è la regione in cui Dio e l'uomo si incontrano. Attenzione, pure questo è importante. Con Dio noi ci incontriamo nella storia. Non è che quel giorno andremo di là e lo incontreremo.
No, noi lo incontriamo qui. Qui siamo chiamati a incontrarlo. Quindi la storia è il luogo dove Dio e l'uomo si incontrano. L'uomo perché risiede nella storia, perché il tempo ci appartiene. Dio si adatta alla storia nel tempo in cui stiamo. Per questo la storia, secondo la Bibbia, è apocalisse, cioè rivelazione divina. Per questo la storia, secondo la Bibbia, è redenta, è salvata e diviene storia sacra. Perché tutte le volte che Dio si fa presente, Dio porta sempre salvezza, sempre, pure da noi. Vedete, noi quando iniziamo la messa, la iniziamo come? Confesso, ci riconosciamo peccatori. E durante la messa noi chi incontriamo? Gesù Cristo. Noi da ogni celebrazione usciamo sempre salvati, sempre, 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 da ogni celebrazione siamo sempre salvati. Perché tutte le volte che l'uomo si lascia incontrare da Gesù Cristo è sempre salvato. Poi se viviamo da salvati, quello è un altro paio di maniche. Poi se scendo fuori dalla Chiesa, vivo di questa salvezza, è un altro discorso. Ma sempre, tutte le volte che lo incontriamo, viviamo da salvati. Se io mi metto sotto al sole, inevitabilmente io mi abbronzo. È inevitabile, perché mi metto sotto al sole. Poi, se continuerò il trattamento, sarò abbronzato sempre. Però se dopo mi metto sotto l'ombrellone e poi non mi lascio più prendere i tracci del sole, chiaramente poi divento bianco un'altra volta, come carnagione. Quindi la storia, per questo, per il fatto che Dio interviene nella storia e incontra l'uomo che è la storia è salvata, è redenta. Ed è storia sacra, tant'è vero, noi parliamo di storia della salvezza, perché appunto la presenza di Dio che porta salvezza. Per questo la storia, secondo la Bibbia, non è solo ricerca nell'archivio della memoria, ma scoperta della presenza divina e dei valori permanenti di Dio. È bello, no? Provate noi, se per un attimo riproviamo a leggere la nostra storia fino ad oggi, per cogliere il passaggio di Dio nella nostra vita. C'è un brano nei Vangeli che si applica alla Madonna, dove dice così il testo: Maria meditava tutte queste cose portandole nel suo cuore. Il testo originale dice così, che Maria contemplava, metteva insieme tutte queste cose, mettendo insieme tutte le cose ha visto il progetto di Dio. Invece sapete noi come facciamo? Ci succede una cosa e noi ci fermiamo su quella cosa che ci è successo. Ma quello che mi è successo oggi, io lo devo legare a quello che è successo ieri, a quello che mi è successo l'altro ieri. Perché questa è la mia storia, non è solo quello di oggi. Io oggi sono il frutto da quando sono nato fino adesso. Non posso limitarmi a vedere quello di adesso. Una volta ho fatto un funerale di una persona che è morta a 52 anni. Era morto il marito, già questa donna, lei era un'infermiera, e sui manifesti i colleghi scrissero così: la vita con te non è stata, mi pare, non è stata felice, una cosa del genere scrissero. Io iniziai l'omelia partendo da quella frase, dove dissi che dissentivo da quella frase, non la condividevo, perché non si può dire che la vita di quella donna sia stata una vita infelice perché è morta a 52 anni. Certo, era triste questo fatto. Però dissi, non possiamo dire che tutta la vita di Maria è la morte, perché Maria ha avuto due bambine e in quelle due bambine Maria è stata felice. Quando Maria era bambina era figlia, era felice. Quando Maria si è laureata era felice. Quando si è sposata era felice. Quindi non posso dire perché solo nel momento in cui è morta tutta la sua vita è la morte. E i momenti belli che ha vissuto? Allora, la capacità della Madonna mettere insieme tutti i vari pezzi. Se poi noi ci limitiamo solo al momento presente, allora è chiaro, il momento di crisi che stiamo vivendo, ma chiudiamo tutto, è finita, siamo disperati. Noi non siamo disperati, perché noi sappiamo che c'è la vittoria, ma non la vittoria che effettivamente finalmente viene e mette le cose a posto, perché poi prego, vado a messa, dicevo prima, no. È quella capacità di passare. Anche se dovessi andare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Una volta ho letto una frase
di un mistico, non ricordo il nome in questo momento, lui diceva così, una frase forte: Signore, voglio andare anche all'inferno, purché lo vuoi tu. Capite? Cioè lui dice, pure all'inferno, se lo vuoi tu, anche all'inferno, se lo vuoi tu. È forte questa frase, certamente il Signore non vuole questo, però lui per dire come completamente abbandonato alla volontà di Dio. Quindi capiamo quando Maria ha detto, ecco, sono la serva del Signore, che non è che Maria aveva capito tutto. Maria ha capito in quel momento di potersi fidare del Signore. E dove Maria sarebbe arrivata? Maria non lo sapeva. Mica Maria sapeva che un giorno arrivava sotto la croce. Mica Maria sapeva che dopo un paio di giorni, dopo la nascita, doveva partorire in una grotta. E mica sapeva che poi doveva scappare in Egitto perché volevano uccidere i bambini. Mica sapeva tutto questo. Chissà se avrebbe detto di sì. E voi provate a immaginare, no, ma pure voi nel matrimonio, noi sacerdoti, mica voi sapete come sarà il vostro matrimonio. Tanto è vero, quanto lui, e si sapeva che stiamo di sposavo. Meno male allora che non le sappiamo le cose. E non sapere le cose ci fa fare ecco quell'atto di fede. Che se lui mi ha chiamato al matrimonio, mi ha chiamato al sacerdozio, anche nelle incomprensioni che non mancano per nessuno, anche se dovesse una valle oscura, io non temo alcun male, perché tu sei con me. Quindi è la storia, questa è la storia. E qui incontriamo Dio. E quante volte invece, fateci caso, noi vorremmo evadere dalla storia, vorremmo uscire da quella situazione. Ah, se non mi fossi trovato in quella situazione, forse non avrei incontrato Dio. Quindi il fatto che Dio si rivela, come abbiamo detto prima, si rivela nella storia. Quindi noi dovremmo smetterla di pensare o guardare o voler incontrare Dio con gli occhi così in alto. Noi lo vedremo tra poco all'ascensione. Quando Gesù sale al cielo, gli angeli dicono agli apostoli, perché state a guardare in alto? Quello è bello rimanere così, no? Ricordate pure nella trasfigurazione. Quando Pietro, maestro è bello, restiamo qui. E Gesù dirà a Pietro, Pietro dobbiamo scendere giù. Gli angeli dicono agli apostoli che stanno a guardare Gesù che sta lì in cielo così. Bisogna scendere giù. Perché il nostro Dio non è che lo incontriamo tra le stelle oppure tra le nuvole. Il nostro Dio lo incontriamo nella nostra storia. Quindi la rivelazione, il fatto che Dio si è manifestato, si è rivelato nella storia. Quindi se lo voglio incontrare, io lo devo incontrare nella storia mia personale e quella della comunità nella quale io vivo. E voi provate a immaginare, se io inizio a vedermi così. Una volta si racconta che in un monastero i monaci non andavano più d'accordo tra di loro. L'abate non sapeva più che cosa fare per cercare di fare un poco di pace e armonia tra i monaci. C'era la voce che in un altro monastero c'era l'abate che aveva la fama di essere un santo. Questo abate lo mandò a chiamare e gli chiese consiglio. Dice, come devo fare? Questo abate cosa fa? Chiama i monaci una alla volta e parla con tutti quanti. Alla fine li riunisce tutti quanti insieme e dice così: fratelli, ho saputo una cosa, che tra 15 giorni in mezzo a voi arriverà Gesù, in questi 15 giorni. Però chiaramente lui non si farà conoscere. Arriverà in modo diverso, quindi fate attenzione. E dice che i monaci man mano iniziavano a dire, mamma mia, ma viene Gesù, e vuoi vedere che Gesù si nasconde sotto quel monaco lì? Vuoi vedere che Gesù forse si nasconde sotto l'altro monaco? Comunque in quei 15 giorni il monastero divenne un paradiso, perché tutti quanti con la preoccupazione che nell'altro ci potesse essere Gesù iniziarono ad accogliersi con amore, solo col pensiero che l'altro potesse essere Gesù. Rifiorì l'armonia in quel monastero. Provate a pensare, se un attimo adesso noi ritornando a casa nostra, no?
dove casomai fino a un minuto fa, quando ci abbiamo lasciato casa, c'era una difficoltà, c'era un problema, che ci sono, una sofferenza, un dolore, una malattia, il figlio così che si è arrabbiato, il marito, la moglie così. Ritornando a casa nostra, noi torniamo a casa nostra col pensiero: la storia, la mia famiglia è il luogo della manifestazione di Dio. Non è che significa che adesso arrivo a casa ed è cambiata la situazione in famiglia. Significa che adesso è cambiato il mio cuore davanti alla situazione mia in famiglia. Se quella persona era malata, tornando a casa sarà ancora malata, ma sarà il mio rapportarmi a quella malattia adesso diverso, dovrebbe essere. Se c'è stata quell'incomprensione, l'incomprensione resta, sarà il mio ritornare a casa a vivere quell'incomprensione diversamente. Capite? Questa è la Pasqua, questo è lo spirito di risorto che Lui ha donato a noi. Non che Lui è morto e risorto, ci fa piacere per Lui. Ma se quella sua morte e risurrezione poi non mi rende pasquale, capite? I frutti della Pasqua che devono essere portati. Allora la rivelazione, il Signore si rivela per ammetterci alla comunione con sé, e lì facciamo la Pasqua. Io penso che a tutti sarà capitato una volta di donare perdono, dare perdono, superare c'è difficoltà, quando c'è difficoltà non le meritavano. Provate a pensare quando abbiamo fatto, come ci siamo sentiti, quanta libertà interiore, quanta libertà nel pensiero, nel rapportarci a quella situazione senza lasciarci prendere, quanta serenità poi ci ha invaso profondamente, e quanto dormire poi serenamente pure su questa situazione. Provate a pensarci anche per un attimo. Allora, che cos'è la rivelazione, il fatto che Dio si fa conoscere? Mi avvio verso la conclusione. Che la rivelazione non è un insieme di dottrine, per cui noi crediamo a queste dottrine, come dicevamo prima, ma è una serie di azioni. Quindi la rivelazione sono delle azioni. Queste azioni non dipendono dall'uomo, ma dipendono da Dio. Quindi attenzione, la rivelazione, il fatto che Dio si fa conoscere, non è un insieme di dottrine, ma di azioni. Quindi Dio si fa conoscere con delle azioni, e queste azioni dipendono solo ed unicamente da Lui, non sono motivate da noi, perché altrimenti noi porteremmo una mutazione in Dio. Vi è chiaro questo passaggio? Datemi un segno, vi prego. Va benissimo, ok. Che cosa dice il Concilio Vaticano II? Dice che la liturgia è importante, sapete perché? Perché in quello che noi viviamo, nella liturgia, si realizza proprio questo. Quindi la liturgia è attualizzazione della rivelazione di Dio. Quindi la liturgia è fatta di azioni che hanno per protagonista, pensate un po', il parroco, il vescovo, il papa, Dio. La liturgia è fatta di azioni che hanno per protagonista Dio. Quindi togliamoci dalla mente, lo dicevo già prima, che noi veniamo per fare la messa. Togliamoci dalla mente che noi durante la messa rendiamo il culto a Dio. Togliamoci dalla mente che noi nella messa offriamo il sacrificio a Dio, perché Dio si è così arrabbiato che lo devo placare. Veniamo a messa perché Dio, per ammetterci alla comunione con sé e renderci partecipi della sua vita divina, lo fa attraverso delle azioni, e in queste azioni Lui ancora una volta è il protagonista, e in queste azioni dove si rinnova, vedremo poi meglio la prossima volta, appunto, il mistero pasquale. Quindi la liturgia, dove abbiamo delle azioni che hanno per protagonista Dio. Quindi ogni celebrazione, Dio. Poi vedremo, ci siamo anche noi, è vero,
e non è che stiamo qui così sotto come quando siamo a teatro come spettatori, no, anche noi partecipiamo e anche noi siamo coprotagonisti, però il primo protagonista appunto di questa realtà è lui. Allora, Dio si rivela con eventi e parole. Noi rispondiamo a Dio con la nostra fede. Quindi se la rivelazione di Dio avviene attraverso eventi e parole, quindi le azioni, la fede nostra deve essere fatta di azioni. Quindi, va bene, mi fermo qui. Se c'è qualche domanda che volete fare, qualche chiarimento, perché ripeto, abbiamo detto le fondamenta e lo so che è un poco più difficile, quindi vi chiedo un poco di pazienza, perché dopo, una volta che abbiamo capito tutto questo, dopo scorrerà tantissimo, sarà tutto più semplice una volta però che abbiamo compreso questo, soprattutto questo fatto che è lui il protagonista della celebrazione, è lui, quindi è motivato da che cosa? Solo da questo fatto che ci ama e ci vuole bene, quindi questo spinge Dio. Ripeto, non che io sono stato bravo, non è che domani, domenica venendo a messa, il Signore scenderà sull'altare perché noi questa settimana siamo stati santi. No, scende sull'altare perché semplicemente ci vuole bene. Perché appunto vuole metterci la comunione con sé. Bene, noi ringraziamo Don Maurizio. Diamo un po' di spazio a qualche domanda. Approfittiamo che c'è Don Maurizio, non abbiamo timore, sempre inerente sempre al tema che stiamo affrontando. Maurizio, posso fare una domanda? Quando noi però parliamo di Dio, quando tu usi il termine rivelazione, per Dio rivelarsi, anzi, per noi uomini il fatto che Dio si riveli significa comprenderlo appieno? O nel momento che noi diciamo rivelazione comunque è sempre anche un velo, perché Dio è Dio. Noi Dio non lo capiremo mai completamente. Sapete perché? Perché nel momento in cui noi riuscissimo a capire Dio completamente, Dio non sarebbe più Dio, sarebbe un essere umano. Se già noi tra esseri umani non ci capiamo, figuriamoci come poter capire Dio. Quindi la rivelazione di Dio effettivamente nello stesso tempo è un rivelare, Dio si fa conoscere, però vedete stranamente nel farsi conoscere c'è sempre un velo che si frappone. Perché se ha detto, no, il documento che la rivelazione è storica, quindi avviene nella storia, vuol dire che nella storia noi progrediamo nella conoscenza di Dio. Quando eravamo bambini noi conosciamo Dio in base alla nostra capacità di bambini. Maturando stiamo conoscendo Dio in base alla nostra capacità di maturazione. E siccome la storia non è finita e neanche la nostra maturazione è finita, noi progrediamo nella nostra maturazione e progrediamo anche nella storia. Quindi c'è ancora la rivelazione di Dio. Non è che adesso Dio avrà qualcosa in più per cui poi lo capiremo in un secondo. No, sono io che per la mia mente, noi siamo limitati. Non abbiamo la conoscenza di tutto. Vedete, anche io guardo la Chiesa, adesso la guardo davanti, voi guardate dietro, io quello che sta dietro io non lo vedo, non ho gli occhi dietro, neanche di lato. Per vedere di lato che devo fare? Mi devo girare e vedo di lato, mi devo girare e vedo dietro. Io non ho uno sguardo onnicomprensivo, quindi il mio sguardo è a settori, anche la mia mente è fatta così. La mia mente è fatta così, quindi man mano che io cresco, man mano io conosco, man mano io capisco. Quando è che avrò la conoscenza della rivelazione piena di Dio?
quando staremo lì. Quando finalmente lo vedremo faccia a faccia, non ci saranno più i veli, come dice San Paolo, allora sì, lo vedremo. Perché vedete, anche l'Eucaristia alla quale noi partecipiamo è anticipazione della gloria futura. Ed entriamo in comunione, ma sempre attraverso i veli del segno sacramentale. Proprio perché, come dicevamo l'altra scorsa, lo accennammo solo e spero che la prossima volta lo riusciremo a prendere, proprio per quella incapacità nostra di essere umani, noi possiamo entrare in relazione solo con il fatto della realtà umana, quella che noi capiamo. E quindi noi entriamo in comunione col Signore attraverso il pane, perché è la realtà che noi riusciamo a capire, quella lì. Tant'è vero che agli angeli, mi ricordate, accennammo, la comunicazione è diversa rispetto alla nostra. Facciamo l'esempio, ricordate, stupido, però molto significativo, che il papà, quando parla col bambino piccolo, è il papà che usa il linguaggio del bambino piccolo, ma è lui, è il padre, non è il figlio. Il papà che usa quel linguaggio, perché quello è il linguaggio che il figlio riesce a capire, quello che lui parla. Poi, man mano che il bambino cresce, allora vi ricordate noi quando eravamo bambini, no? Se a me il mio lo dice, che quando stavo alla mia elementare io leggevo, sillabavo, ma è normale che... Era quella la mia capacità di allora. Quindi in base alla nostra capacità Dio si rivela in base a quella capacità che io ho. Vedete che la parola capacità indica un poco anche quello che riesco a contenere. Io, questo è capace di un litro. Poi, casomai dice, perché è un litro e mezzo? La capacità di un litro e mezzo, di due litri. E man mano, ecco, la catechesi alla quale Don Ernesto e Don Antonio ci stanno richiamando e stanno proponendo la comunità, proprio questo, questa capacità di crescere in questa conoscenza. San Paolo usa questa frase, questa espressione, affinché noi possiamo crescere nella piena statura della misura di Cristo. Però è possibile questo, possibile perché? Per il fatto che lui si è fatto essere umano come noi, ci rende capaci, lui ci rende capaci, l'ha detto, per ammetterci alla comunione con sé, nella pienezza della realtà appunto del paradiso, di quando appunto lo vedremo faccia a faccia. Quindi è una rivelazione di Dio in base a tappe, in base alle nostre conoscenze. Leggiamo nel Nuovo Testamento, non mi ricordo, la lettera agli Ebrei oppure San Paolo, quando dice così, Dio che aveva parlato in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Quindi c'è una rivelazione già dall'Antico Testamento ed è una rivelazione progressiva che raggiunge il suo culmine in Gesù Cristo, ma per noi appunto si svelerà man mano che cresciamo, come andiamo leggendo la storia, come dicevo prima, dove appunto Dio si rivela, nella realtà appunto della storia. Fermiamo. Questa era la mia riflessione, che Dio si è rivelato attraverso il Figlio. È chiaro che poi piano piano, attraverso il nostro cammino di fede, credo, ci viene dato giorno per giorno sempre un pochino in più. Quando eravamo bambini ragionavamo da bambini, dice San Paolo, poi piano piano riusciamo a comprendere. Forse io direi non tanto che ci viene dato ogni giorno così in più, ogni giorno in più io ho la capacità. Vabbè, sempre per grazia di sempre Dio. Sempre grazia, sì, quello è fondamentale, per grazia. Ascoltato, per grazia noi siamo salvati, cioè per grazia siamo ammessi in questa comunione. E quindi ecco questa capacità di aver compreso questo amore, che ogni giorno lo scopro sempre nuovo, e quindi sempre questa cosa, questo gradino in più, e grazie a lui divento capace di salire questo gradino in più veramente di giorno in giorno. Chiedo scusa, ascoltavo stasera attraverso TV 2000 proprio questo che diceva il Papa, che noi siamo stati chiamati da Gesù e lui ci vuole bene, ma per misericordia, proprio questo diceva stasera. Infatti abbiamo detto, solo quello che motiva Dio è la pura misericordia. Infatti abbiamo detto, piacque a Dio rivelarsi, solo per pura bontà, non è motivato da nient'altro, perché altrimenti ci sarebbe un interesse poi in Dio.
questo è bellissimo però. Ecco, dicevo prima, no? La consapevolezza veramente di inizieremo l'anno della misericordia, piacendo al Signore. Che cosa vuole essere se non renderci conto veramente che cosa siamo noi davanti agli occhi di Dio? Un'ultima domanda e concludiamo, se c'è. Se c'è. Io più che altro volevo un chiarimento sul fatto che abbiamo parlato della fede. Quindi un cristiano, come ha detto lei, non, per avere una fede adulta, prima non ci sono solo le pie pratiche, la fede è fatta anche di segni, di comportamenti e di tante altre cose, è vero? San Giacomo dice così: dimostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti dimostro la mia fede. Io con la bocca posso dire tutto, posso dire Gesù è il Signore, però come dicevamo prima può essere una parola. Gesù lo dice nel Vangelo, ricordate, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa, quindi è un'azione, la volontà del Padre mio. Quindi le azioni, quelle che io compio, dicono la mia fede. Le azioni dicono la mia fede più delle parole. Perché è davanti a certe situazioni della storia, perché nella storia, poi come Dio si rivela nella storia, con eventi e parole intimamente connessi, io nella storia dico la mia fede, con eventi e parole intimamente connessi. Quindi è nella storia, in quella situazione particolare che oggi sto vivendo, che io lì dico la mia fede. Ma non perché dico, Signore, ti ringrazio, perché davanti a quella situazione che dicevamo prima, di un evento che si viene a creare, io lì leggo che cosa? Che quello che ho ricevuto adesso lo devo manifestare. Se io vivo il rendimento di grazie quando tutte le cose vanno bene, tutte le cose vanno bene, chiaro. Ma nel momento in cui tutte le cose iniziano a non andare più bene secondo il mio metro, allora che cosa faccio? Bestemmio? Oppure effettivamente continuo a camminare? E quel continuo a camminare, cammino come? Come uno che dice a De Bassano, Tate, Edoardo De Filippo nella commedia, oppure che effettivamente no, vivo questa realtà, la vivo. E questa è la fede. Ecco perché la fede è fatta di azioni. E poi vedremo meglio che effettivamente la fede a questo punto ci renderemo conto che ha un luogo particolare dove si esercita, ed è la celebrazione dell'Eucaristia. Perché se la liturgia è il luogo primo, non unico, ma il luogo primo, dove appunto Dio si rivela, appunto compie queste azioni della nostra salvezza, nella nostra fede la esprimiamo proprio qui. E ripeto come dicevo all'inizio, che noi l'abbiamo dato per scontato, che a noi sembra tutto automatico la messa. E vedete quando Gesù dice, ecco l'agnello di Dio, noi ci mettiamo in fila. Non perché gustate, vedete, abbiamo fame, non per quello. Ci mettiamo in fila perché ha detto ecco l'agnello di Dio. Perché già lo sappiamo. E io non so se l'avessi la volta scorsa, io sono convinto al 100% che se Gesù dicesse ecco l'agnello di Dio, patate e cipolle, noi ci mettiamo in fila lo stesso e rispondiamo, beh, ecco il Signore, non sono degno. Perché siamo così abituati a quelle frasi che saranno dette, che mo si è detto un'altra cosa. Una volta sapete che è successo nella parrocchia. In questa parrocchia c'è una devozione verso una Madonna particolare. Allora vanno lì i fedeli, quando arrivano vanno a baciare la Madonna così, no? Come si suol fare. Siccome c'era la festa della Madonna, la Madonna non stava lì, ma stava messa sull'altare addobbata. Non c'era la Madonna lì, automaticamente passava e non c'era la Madonna lì, capite? Però erano così abituati a dare il bacio alla Madonna lì, che non c'era reso conto che la Madonna stava di là, stava esposta. Così abituati. Ma scusi, non vedi che c'è sta niente lì? Capite? Allora questo è il rischio nostro.
ed è tremenda una cosa del genere, l'abitudine, l'abitudine. Allora noi invece no, non vogliamo scadere nell'abitudine. Per noi è sempre un dono mai meritato. Ecco perché effettivamente ci siamo rendere conto. E vedete che la celebrazione ci aiuta in questo. Ecco perché consapevolezza, io ho peccato, tu perdoni. La parola che tu mi rivolgi, la parola che mi dà la salvezza, la rivolgi a me per invitarmi a mettermi alla comunione con te. E poi la parola diventa il segno, il mio corpo dato per voi. E io effettivamente, Signore, non sono degno. Tu di una parola io sarò salvato, è bellissimo, vedete? Eppure qui noi lo diciamo, ma ci rendiamo conto. Signore, io non sono degno. Di una parola, molte volte dice, io non faccio la comunione perché non sono degno. E chi è che è degno di fare la comunione? Però noi lo diciamo, non sono degno. Tu di una parola io sarò salvato. E vi ricordate a cosa fa riferimento? Signore, mio figlio giace in casa paralizzato terribilmente. Verrò e lo curerò. Signore, non sono degno che entri sotto il mio tetto. Ma basta che dici una parola, va, tuo figlio vive. Su quella parola credette. Poi si viene a informare, quando è? A quell'ora. E si ricordò che nel momento in cui il Signore aveva detto questo è l'ora in cui tuo figlio vive. Invece noi sapete molto che succede. Vorremmo prima vedere e poi credo. In questi giorni stiamo ascoltando dal Vangelo. Non c'è prima il vedere, c'è prima il credere. E poi arriva la visione, ma la visione, attenzione però, questa che mi ha ascoltato, la visione nella storia, Dio si rivela nella storia, non al di fuori della storia. Quindi se ci immaginiamo questo Dio là sopra, se così, e poi si apre il cielo e lo vediamo, allora aspetteremo sempre. Ma se quella capacità, ecco, e vedete, in un certo qual modo, più nell'adorazione eucaristica e non durante la messa, quando noi adoriamo il Santissimo Sacramento solennemente esposto, noi sapete cosa dovremmo dire in fin dei conti? Signore, io ti ringrazio e ti lodo perché tu sei così, così come tu vuoi essere e non come ti vorrei io. Quante volte? Ma a quella persona la vorrei più così, io vorrei un parroco più così, io vorrei mia moglie più così, ma è come la voglio io. Quando ragiono così, io non sto rispettando l'altro, pure come Gesù. Gesù, ma tu per... Vi ricordate Pietro? Signore, questo non ti accadrà mai, perché Pietro aveva la sua immagine di Gesù. Il Messia deve essere così, Gesù deve essere così, il parroco deve essere così, la moglie deve essere così, il marito così. Ma chi dice che il mio pensiero è quello giusto? Invece noi, le adorazioni eucaristiche, come vedete, come se noi permettessimo a Dio di essere Dio come Lui vuole essere Dio. Dobbiamo lasciare a Dio il compito di essere Dio. Non dobbiamo dare insegnamenti a Dio. Noi vorremmo insegnare a Dio come deve fare Dio. Siamo di Dio come deve fare Dio. Intervieni là, mi t'apposto là, fai questa cosa così, fa così. Come vedete noi figli facciamo nei comodi dei nostri genitori. Papà e mamma non capiscono niente. Papà dovrebbe comportarsi così, mamma così, nei confronti di quella, quella situazione là. Noi sappiamo sempre tutto, gli altri non sanno mai niente. Come pure un po' quando gioco il calcio, no? La nazionale, tutti quanti a casa, tutti quanti allenatori di pallone, sappiamo tutti quanti i migliori, ma perché ne ha cambiato quello? Poi quando stiamo sul campo noi facciamo quello, quello e quello. Allora, l'Eucaristia è questo, Dio che vuole essere Dio come vuole essere Dio, come ha scelto di essere Dio. E se noi abbiamo la capacità di lasciarlo fare, allora veramente poi nascerà lo stupore, la meraviglia, la lode, il ringraziamento. Se poi invece è tutto c'è dovuto anche da Dio che mi fa sta bene, allora capite che scadiamo in quella realtà automatica che non è la nostra fede, non è quello che Lui ci rivela. Bene, ringraziamo il Signore per questa sera. Ringraziamo Don Maurizio. La cosa sola che mi viene mentre riparlava è questo termine che lui ha anche usato la volta scorsa, la kenosi, cioè l'annullamento di Dio, ma per amore, no? Si è spogliato, si spoglia man mano, per amore. Uno si avvicina all'altro e l'altro sente che la persona si sta avvicinando quando lo vede svestito di tante cose,
ci si può avvicinare. Dio ha fatto questo con noi, si è fatto uomo. Poi ci dirà Don Maurizio, il Vangelo ci dice che ha passeggiato, ha camminato per le strade del mondo, si è fatto pane, e poi addirittura con lo Spirito Santo, ecco, si è umiliato, tra virgolette, ancora di più, venendo dentro di noi. E allora noi vogliamo ringraziare il Signore stasera, vogliamo ringraziare Don Maurizio, e lo vogliamo ringraziare, se mi permetti, dato che questo è un santuario mariano con il Magnificat dedicato alla Madonna. La Madonna ringrazia il suo Signore, innamorata e con gratitudine di averle dato questo dono così grande, di essere madre del suo figlio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il prossimo appuntamento con Don Maurizio è l'8 maggio. Sì, l'ho visto dal... L'8 maggio facciamo alle... Ho visto che molti sono venuti alle 8, 8 e qualcosa, noi facciamo alle 8. Alle 8 incomincia. Va bene? Così, al limite, se qualcuno dopo la messa delle 7:30 vuole andare a casa, così, un minuto per così, può tornare per le 8 e continueremo questa bella avventura della conoscenza di Dio. Buona e santa notte.